Beh, l'opinione pubblica dipende sempre da quanto è informata e da quello che sa. Quanto hanno influenzato l'Italia? Moltissimo. Moltissimi ragazzi hanno deciso di fare i magistrati dopo la morte di Falcone e Borsellino, moltissimi mafiosi hanno deciso di collaborare con la giustizia dopo la morte di Falcone e Borsellino, moltissimi giornalisti hanno cominciato a occuparsi di mafia, molti cittadini a interessarsi di mafia. Purtroppo un pezzo dello Stato nel 92 ha cominciato a trattare con la mafia e in qualche modo ha messo pezzi dello Stato nelle mani della mafia, costringendo poi praticamente molti governi a smantellare una parte di quelle misure antimafia che Falcone e Borsellino avevano ottenuto al prezzo della vita. Quindi quel ricatto, quella spada di Damocle delle stragi interrotte improvvisamente all'inizio del 94 ancora pende sulle nostre teste, anche se va detto che questo è il primo governo dopo 25 anni formato da due forze politiche, per la prima volta non hanno nulla a che vedere con la stagione della trattativa avviata dal centro-sinistra e completata da Berlusconi e da Dell'Utri. Va bene, grazie mille, gentilissimo.